Agli andare a fare sul tuo colosso, va bene? Ne ho porti. Di cosa parli? Tu di cosa parli? Io agli andare a fare una pisciata sul tuo colosso. Oh. Perché, chi pensavi? Non parli, so. Tu pensavi di Amodone, eh? No, no. E Amodone di un colosso? No, è Belina, Dudullo. Belina, pensi che le costa a tu di no. Nuovo. Vai, vai. Bellina, bellina, ma mi ha portato alla usina ma questo. C'è torno, chi sarà la tua grande causa d'oggi? Oh, ma pianta, c'è importantissimo. Leggo un articolo, non hai violenze educative, ti dici qualcosa? Le violenze educative, c'è quando mi ci forza a studiare? Ma no, sai violenze non hai giù, c'è punizione, sciappate, ci vuole fare la finita. Testa mani, magazzino, Natalina ha messo un patone a uso viol perché ha rubato un frutto. Per un frutto! E allora? Avrebbe fatto così anche io, eh? Come? Tu? I tuoi parenti non hanno mai pisato a mano a te, non hanno mai mugiato e tu sei tua mamma, mento violi. Ah, ouais, i movilioli sono sacrati. O violi di Natalina, un bel patone per essere una roba nuda. Credo che tu d'arribia e mo studi in infirmiera. Perché non fai mica dottore? Dopo, forse. A Reggio è mia cominciaciugo. Dipende. Vedete voi, per esempio. Avete cominciato giugo. E poi siete stato giugo. Qu'il aille là. Il va se faire avoir, là. Chérie, il t'entend pas. Oh, non, ne va pas par là, tu vas te faire attraper. Tu peux crier tant que tu veux, il t'entendra pas. Voilà, ils l'ont tué. Hein. Et voilà, je savais qu'il allait se faire prendre, je savais. Ah bon? Moi, j'ai pas vu venir. Hein. Mais toi, tu suis pas. C'était évident. Pourquoi c'est évident? Parce que j'ai lu le livre. Ah oui, alors là, c'est sûr, c'est évident. Ma cosa? Ma le contagie già vale. Lasciami ripetere per su castigno, no? Basta. Perché mi lasci solo? Vedi tu? Sono mica io un posto. Monti patat, merci. Guardiamo un film stasera. No, stasera sorto con Marco. Ma giù da prepara. Ah, Isha, ce Marco-là. Saluto, Marco. Mi dispiace, ma mi sento male. Pudi morire per te. Mi mando un messaggio. Ti ringrazio, non ti lascio. Ti ringrazio, bella. Ha chiamato Marco. Si sente male, ti propone un'altra serata. Ah bon? Metti un coup de foudre a Manhattan. Bon, allez. In tutti i paesi si dice sempre che c'è un scemo di un paese. Ma in Castellaccio c'è un caragudo, un cinè. È bizzarro, no? Che ne pensate? Cosa ne so io? Ti come a bocchiere, vedi? A bocchiere c'è sempre un piccione. Ma se dopo 10 minuti non sai mica quello è lui, è che un piccione sei tu. Ma qua io non sapete mica qual è il scemo di un paese. Ah, ma io so che ne sono nulla. Invece che tu. Vedi.
Non, vedo mica. Voilà. Ma... Cerco di giro. Non, mais franchement, je vois pas l'intérêt d'un machin pareil, moi. Sérieux, Bonnie, il est où l'intérêt, le plaisir du livre? Le fait de pouvoir tourner les pages, toucher le papier, sentir l'encre. Cet objet, Bonnie, a une vie. Il vient de quelque part et peut-être qu'il continuera sa vie dans d'autres mains. Alors que ce truc-là, c'est froid, sans âme. Tiens, d'ailleurs, trouve-moi une seule qualité. Une seule qualité de cette liseuse. Vas-y, je t'écoute. Ouais, ok. Un point pour toi.